Una squadra specializzata per mettere in sicurezza la foresta sacra del Monte della Verna, alcuni alberi, in seguito ad attenti controlli, sono risultati secchi o affetti da gravi fitopatie, quindi ad elevato rischio caduta. Grazie alla convenzione tra l'Unione dei Comuni, la Regione e la Fraternità francescana, una volta acquisiti tutti i necessari provvedimenti autorizzativi e il nulla osta del parco delle foreste casentinesi, un team di operai specializzati nei giorni scorsi è intervenuto con piattaforme mobili specializzate. Il rischio caduta riguardava anche le zone antistanti, il piazzale del santuario, un albero a rischio crollo infatti si trovava proprio a ridosso del sasso spicco. L'operazione programmata in vista della stagione invernale e degli eventi atmosferici sempre più violenti come quelli che si sono verificati nelle ultime ore anche nel territorio aretino si è conclusa con successo e ha riportato in sicurezza l'intera area. La sicurezza è da sempre una nostra priorità, afferma il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini. I lavori dei giorni scorsi hanno risolto una situazione di criticità, con un taglio delle piante secche e dei rami pericolanti sia per i tanti visitatori che per il santuario stesso.